Presidente Paris, un rinvio inevitabile quello di oggi con il Sansepolcro, campo ghiacciato, sarebbe stato un rischio per i giocatori, quindi decisione giusta anche se è arrivata con qualche secondo di ritardo probabilmente. Beh sì, è stata una scelta dell'arbitro che con le scarpe civili non aveva capito la pericolosità del campo, quindi del ghiaccio. Una volta che ha messo i tacchetti, scivolando anche lui, pensava soltanto che fosse ghiacciata la fascia sotto la tribuna pietraquaria. E infatti se così fosse stato la partita si sarebbe giocata, perché rappresentando un ottavo della grandezza del campo si poteva appunto disputare l'incontro. Quando invece si è accorto che il ghiaccio era esteso per tutto il rettangolo di gioco, allora ha convenuto con i due capitani. Presidente, un rinvio che non cambia nulla per l'Avezzano, Avezzano che vuole disputare un girone di ritorno sicuramente facendo meglio di quanto è stato fatto nel girone d'andata. L'obiettivo è cercare di acciuffare i playoff. L'obiettivo è fare 10 punti in più del girone di andata, quindi dai 25 messi nel cantiere di questo campionato farne 10 in più. Quindi se riusciamo a fare 35 punti arriveremo al termine del campionato con 60 punti e non so che posizione riusciremo a raggiungere con quel tipo di punteggio. Chiuso il mercato dopo gli arrivi dei vari Marolda, Assisi che doveva esordire oggi? Beh sì, chiuso, 5 giocatori nuovi, ne sono andati via soltanto 2. Adesso abbiamo una panchina lunga che ci consente di fare un grande lavoro e che ovviamente mi auguro che serva poi per una maggiore continuità e per dare forza al progetto. A proposito di arrivi, prossimamente verrà presentato un nuovo main sponsor, perché da qualche giorno non c'è più l'azienda Sterpetti al vostro fianco. Sì, abbiamo risolto il contratto e ci sarà probabilmente un'altra azienda sempre del territorio importante, o nello stesso settore della vendita delle auto, oppure un'azienda edile.